Siamo ormai in piena estate, infatti oggi è il 4 agosto, non so quando uscirà questo video, comunque. Estate, ma la lettura non va mai in vacanza, anzi, l'estate è il periodo che preferisco per leggere, infatti al mare, in campagna, in piscina, da qualsiasi parte, io prendo il mio libro e leggo tranquillamente, perché mi rilassa tantissimo e inoltre proprio in questo periodo in cui, diciamo, sono più libera, posso fare tutto ciò che voglio, mi piace impiegare il mio tempo leggendo. Perciò, dato che la lettura non va mai in vacanza, iniziamo subito questo video. Il video di oggi, sebbene lo sfondo possa sembrare un tantino natalizio con tutte le luci che ci sono accese dietro, però adoro le candele, adoro la mia lampada di IKEA e adoro le mie lucine sul letto con tanta di ghirlanda di fiori, quindi potevo non lasciare tutto quanto così, no? Quindi ritorniamo all'argomento principale, ovvero il video. Allora, il video di oggi è il wrap up del mese di siamo ad agosto, sì. Il wrap up del mese di luglio. Nel mese di luglio non ho letto tantissimo, però ho letto comunque tanto, quindi direi di iniziare subito col video, se no, per come sono io che parlo tantissimo, i video mi vengono lunghi, tipo 40 minuti, e poi devo tagliarli il più possibile, devo cercare di restringere per accorciarli ad una lunghezza accettabile, altrimenti poi verrebbe un video improponibile e ci impiegherebbe secoli, extra secoli a caricarlo su YouTube. Il primo libro che ho letto nel mese di luglio è un libro che mi è stato inviato dalla casa editrice Newton Compton, che come al solito io ringrazio veramente tanto, perché Newton Compton la adoro. Mi hanno inviato in anteprima L'abbazia dei 100 inganni, che ormai ora non è più in anteprima, ma è già uscito in libreria, sì. Però io ho avuto il piacere di leggerlo in anteprima e mi hanno inviato questa copia con la copertina rilegata e tutto quanto, con la sovracoperta, ed è rifinito veramente bene. Qui c'è tutta la mappa, infatti ora vi parlerò della storia, c'è tutta la mappa del borgo di Ferrara in cui si svolge la storia e tutto quanto, ed è veramente... biglietti del treno. È fatto veramente benissimo esteticamente, solitamente mi mandano le copie, quelle le bozze non corrette, però questa volta mi hanno inviato questa copia che è rilegata e veramente bellissima. Passiamo ora alla storia, alla trama, perché ovviamente, come ben sapete, non bisogna mai fermarsi alla copertina di un libro, ma andare oltre. Quando ho ricevuto questo libro mi sono un pochettino preoccupata, in quanto ho scoperto che è l'ultimo volume della Codice Millenarius saga, e quindi avevo paura di trovarmi in mezzo ad una lettura già iniziata e quindi non capire niente della storia, non capire niente dei personaggi e dei luoghi. Però mi sono subito resa conto che non è così, infatti ho scoperto che ognuno dei tre libri ovviamente è un libro a sé stante, in quanto il personaggio principale è sempre lo stesso, ok, però la storia che viene narrata è una storia differente per ogni libro. In questo libro, che io ho avuto l'onore di leggere, ci troviamo a Ferrara, siamo intorno al 1300, non ricordo esattamente, ve lo dico subito, 1349, e ci troviamo a Ferrara, come vi ho fatto vedere, qui c'è anche la bella mappa che vi aiuta a orientarvi nella città. Il protagonista è il cavaliere Maynard de Rocheblanche, qualcosa del genere, non ricordo, indietro non c'è neanche scritto, no. In ogni caso, sì, il protagonista è lui e questa volta si trova ad indagare su una situazione un pochettino strana. Infatti, in una notte molto buia nella foresta, quindi c'è già da aver paura, un uomo scorge una processione inquietante. Infatti, gli uomini che vanno dietro questa processione sono tutti quanti incappucciati e seguono una creatura mistica che fa molta paura. Quindi subito si sparge la voce e tutti quanti iniziano a domandarsi, a chiedere cos'è questa cosa. E il cavaliere Maynard, lo chiamerò Maynard, sì, perché sì, inizia ad indagare sulla vicenda perché gli suona un pochettino strana questa cosa, una vicenda surreale, gli suona un pochettino strana. Quindi insieme all'aiuto della Santa Inquisizione indagano su questa vicenda e ovviamente non vi dico nient'altro della trama perché altrimenti vi racconterei tutto ciò che c'è scritto e non c'è pregio, io dovrei incuriosirvi nel leggere i libri, quindi leggetelo. L'autore è un autore italiano, infatti è Marcello Simoni, un autore che io ho scoperto grazie a questo libro appunto,
E mi ha veramente sorpresa questa lettura, perché me l'aspettavo innanzitutto un libro molto più piatto. Invece il modo in cui vengono narrate le vicende innanzitutto è molto avvincente, quindi è l'autore stesso che ti tira e tu vuoi riuscire a scoprire cosa succederà poi, vuoi riuscire ad arrivare alla fine e a capire cosa veramente si nasconde dietro quella processione. In secondo luogo, tutte quante le descrizioni, tutta la scena è veramente descritta in maniera perfetta secondo me. Infatti ho scoperto solo dopo, leggendo la biografia dell'autore, che lui è un ex archeologo, quindi immagino che si sia ritrovato molte volte in queste situazioni, quindi anche a fantasticare un po'. E sì, essendo esperto del genere, è riuscito a forgiare un libro davvero. Lo so che non si dice forgiare, però è riuscito veramente a scrivere un libro bellissimo, davvero. Mi ha sorpreso davvero tanto questo libro, quindi io vi consiglierei la lettura. Ovviamente vi consiglierei di cominciare dal primo, che io non ho ancora letto, ma spero di recuperare al più presto, perché sì, questo libro mi è piaciuto, quindi recupererò anche gli altri due. Il secondo libro che ho letto, sempre durante il mese di luglio, è il mio primo libro, Italo Calvino. E di questa cosa mi vergogno veramente tanto, non potete immaginare quanto. Ovviamente di Calvino ho letto qualcosa alle scuole medie e alle superiori, ma estratti dei suoi romanzi non avevo mai letto una sua opera intera, e ho detto io, perché non iniziare? Quindi di questa cosa sì, mi vergogno veramente tanto e nasconderei la mia testa. Perdonatemi se non avevo mai letto nulla di Calvino. Prometto che recupererò tutto. Ok, allora, di Italo Calvino ho letto Il Visconte Dimezzato, che se avete visto i miei book haul, sicuramente avrete visto. L'ho acquistato un po' di tempo fa e l'ho acquistato perché appunto mi incuriosiva il tema del doppio. La trama in sé per sé è una trama davvero molto semplice e dei tratti surreali. Il narratore in questo caso rievoca le vicende dello zio Medardo di Terralba, ho dei problemi con l'R, un uomo che, combattendo in Boemia contro i turchi, si è ritrovato praticamente vittima di un incidente, ovvero è stato travitto da una palla di cannone che era squarciato completamente a metà, e le due metà si sono ritrovate, ovviamente di Segaia sono due metà. Un medico però, vedendo queste parti di corpo dimezzate, ha deciso di provare a ricucirle e di salvarle. Infatti, dopo un po', la parte che viene definita Gramo nella storia fa il suo ritorno in città. Il Gramo è praticamente tutta la parte negativa di quest'uomo, ovvero dello zio del narratore. Quindi la sua parte cattiva fa il ritorno in città e tutti quanti hanno paura di lui, lo temono e dicono che, cioè, iniziano a girare strane voci e dicono che è tornata solamente la sua parte cattiva. Non sanno però che anche la parte buona è ritornata, infatti se ne accorgeranno solamente in seguito, quando vedranno lo stesso uomo compiere azioni che potrebbero essere definite incoerenti. Solo in seguito le due parti si incontreranno e si sfideranno a duello, perché l'una, come vi ho già detto, è la parte cattiva di quest'uomo, l'altra invece è la parte buona, che fa soltanto cose buone. Quindi cosa è successo? Nel momento in cui il corpo è stato diviso a metà, anche l'anima, ovvero il carattere della persona, si è diviso a metà. Da una parte c'è stata la parte cattiva, dall'altra parte la parte buona. Quindi in questo momento, dato che non possono coesistere entrambe le parti così dimezzate, decidono di sfidarsi a duello e piano piano si infliggono colpi di spada e entrambe le parti perdono punti e perdono colpi, quindi iniziano a sanguinare. Un medico in questo momento decide di ricucire nuovamente le parti, però questa volta le ricuce insieme, in modo tale che lo zio, ovvero Medardo, ritorni nella sua unità, quindi ritorni ad essere un corpo unico e un uomo unico. Come vi ho già detto, la storiella è una storiella molto semplice, quindi si legge veramente in maniera velocissima, è un libro che scorre veramente velocissimo. Quindi sì, ho apprezzato, mi stavo cadendo il libro, ho apprezzato questo libro dal punto di vista di scrittura, è scritto veramente in maniera semplice, quindi nulla da aggiungere. Ovviamente bisogna andare oltre la semplice storiella che è raccontata e quindi riuscire a capire il significato più profondo
della storia e di ciò che è nascosto dietro. Terzo libro che ho letto è un libro di cui ho sentito davvero tantissimo parlare e che ho avuto l'occasione di acquistare a metà prezzo presso la libreria Fiera del Libro, sì, lo sapete voi, ve l'ho detto praticamente in ogni video. E sì, è una Delphi, di quelli che ho acquistato a metà prezzo. Se non avete visto il video in cui vi mostro tutti quanti gli Adelphi che ho acquistato a metà prezzo, sì, sono nuovi e li ho acquistati a metà prezzo, credetemi. Se non avete visto quel video, vi lascio qui nelle informazioni il video. Non so se comparirà di qua o di qua, non lo so. Giusto, non vi ho ancora detto il titolo del libro. Sto parlando di Vicino al cuore selvaggio di Clarice Lispector. Questo libro si potrebbe dividere quasi in due parti, ovvero la prima parte sembra essere quasi un diario della protagonista, ovvero Joanna. Joanna. Io la chiamerò Joanna perché mi risulta più simpatico. Se sbaglio, ovviamente, come sapete, non vi preoccupate tanto, non sono questi i problemi della vita. Quindi dicevo, la prima parte sembra essere quasi un diario di Joanna. E dalle, ovviamente da ciò che ci racconta, da ciò che ci scrive, capiamo subito che è una persona molto fredda, una persona indifferente nei confronti della vita, una persona molto solitaria. Infatti, secondo me, gli aggettivi con cui possiamo descrivere la protagonista sono appunto solitaria, imperturbabile e indifferente nei confronti della vita. Nella seconda parte invece sembra svilupparsi una sorta di trama, che però è una trama fantasma, perché una vera e propria trama non c'è. Infatti, secondo me, una delle grandissime pecche di questo libro è stata appunto questo. Non vi posso parlare pienamente di questo libro perché non c'è una trama in sé per sé. Considererei più questo libro come un viaggio interiore. Tutto quanto il libro gira intorno, ovviamente, al carattere di Joanna e al suo trauma più grande, che è stato appunto la morte del padre, a cui lei cerca di passare oltre, sempre con la solita indifferenza, un trauma che lei cerca di superare, così. Quindi il viaggio interiore di Joanna gira appunto intorno alla morte del padre, attorno a questo trauma, che l'ha ridotta ad essere appunto una persona fredda e indifferente. Per quanto riguarda il libro in generale, l'ho trovato in alcuni tratti un libro meraviglioso per le frasi che ci sono scritte. In altri tratti invece l'ho trovato un po' difficile come scrittura, come impostazioni, e in altri tratti ancora l'ho trovato un poco comprensibile. Infatti ci sono dei passaggi che penso che nessuno riesca a capire. Non hanno un rigor logico e quindi La scrittura dell'autrice ovviamente è una scrittura meravigliosa a mio parere. Infatti io reputo questo libro più che altro un esercizio di stile, un esercizio che lei ha sviluppato per migliorare la sua scrittura, in quanto questo libro è stato scritto dall'autrice a suoi 19 anni, quindi è da apprezzare veramente tantissimo. Una ragazza che scrive in questo modo è da apprezzare veramente tanto. Quindi, tutto sommato, volendo trarre un giudizio finale, darei un mi, perché mi ha lasciato i suoi dubbi. Sì, mi ha appassionata, ma mi ha anche lasciato dei dubbi. Quarto libro che ho letto è sempre, sì, un altro Adelphi, perché con tutti quelli che ho acquistato devo pur terminarli. E vi parlo di Le Braci di Sandor Marai. Scherzavo, Sandor Marai, perché c'è l'accento. I protagonisti sono due uomini che dopo circa 40 anni, se non erro 41 anni, si rincontrano. Al passato hanno un'amicizia che è stata una delle più grandi amicizie. I due uomini caratterialmente sono veramente degli opposti, in quanto l'uno è un uomo più impavido, non so come altro descriverlo, e l'altro invece è un uomo più taciturno, sentimentalista, quindi hanno delle grandissime differenze caratterialmente. Nonostante queste grandissime differenze, loro riescono ad andare d'accordo per tantissimo tempo. Nonostante la grandissima amicizia che li lega, succede qualcosa, ovvero un giorno qualsiasi, uno dei due uomini, ovvero il più pacato, taciturno, che ora non ricordo come si chiama, penso Conrad, non vorrei errare, l'ho letto a inizio mese questo, quindi non ricordo i nomi, benissimo, non voglio errare, quindi capitemi. Uno dei due amici decide di allontanarsi dall'altro e scappare completamente, cioè perdere le sue tracce. E in questo momento voi vi chiedete perché, cosa è successo, e anche il suo amico si chiede la stessa cosa, si chiede perché è scappato,
cosa gli ho fatto, cosa ha fatto. Vorrebbe dei chiarimenti. Scopriremo in seguito che al centro di tutta questa vicenda c'è una donna e quindi man mano con lo scorrere della lettura i nostri dubbi verranno chiariti, sebbene non abbia una conclusione proprio netta. Nel momento in cui i due si incontrano, dopo ovviamente 41 anni, sono diventati anziani, hanno intorno agli 80 anni, penso, se ricordo bene, e riusciranno a chiarire i nostri dubbi, quindi non vi spoilerò niente come al solito. È un libro che a mio parere è stato scritto davvero benissimo, in quanto la scrittura vi incoraggia a continuare la lettura. È un libro che prende davvero tantissimo e anche la trama, ovviamente è una trama che vi incuriosisce perché anche voi volete scoprire cosa è successo, cosa ha fatto scappare quell'uomo. Quindi sì, consigliatissimo. Arriviamo all'ultimo libro, ovvero un libro di Georges Simenon che io adoro. E questa volta ho letto L'uomo che guardava passare i treni e l'ho letto in treno. No, non vi sto prendendo in giro, veramente l'ho letto in treno. Ho iniziato questo libro, avevo davanti un viaggio di 10 ore, e questo libro davvero è stata la mia ancora di salvezza perché mi ha tenuto compagnia, sebbene sia stata comunque una scheggia nel leggerlo, quindi mi ha tenuto compagnia per metà viaggio. L'autore è un nome e una garanzia, infatti tutti i suoi libri sono veramente stupendi. Il protagonista della storia è Chris Popinga, un uomo normalissimo che ha la sua vita, la sua moglie, il suo lavoro e tutto quanto, quindi tutto quanto fila alla perfezione. Un giorno però scopre che la ditta per cui lavorava è fallita, quindi si ritrova senza lavoro. Da quel momento in poi tutte quante le sue certezze crollano. E nel momento in cui le sue certezze crollano, crolla anche lui. Infatti assisteremo proprio ad un vero e proprio crollo psicologico del personaggio che ci porterà nella sua avventura, che è un'avventura sì surreale, strana, incomprensibile, però ci fa capire veramente come agisce l'animo umano nel momento in cui tutte le certezze crollano. Nel momento in cui tutte quante le sue certezze crollano, anche lui crolla psicologicamente e ci porterà insieme nella sua avventura, quindi scopriremo insieme a lui cosa succede nella sua testa, quindi commetterà dei delitti, sarà un fuggitivo, avrà a che fare con la polizia e nulla avrà un senso logico, però vi porterà insieme durante questa avventura che a mio parere è davvero straordinaria, vi farà capire veramente come funziona l'animo umano. Magari all'apparenza sembrano tutte quante persone normali, ok, però cosa succede se d'improvviso si perdono tutte quante le certezze? Cosa succede nel momento in cui non è più un appiglio? E Simenon ce lo racconta in questo libro attraverso la storia di Chris Popinga, che ovviamente è una storia presa a caso, però ci accompagna nel suo viaggio psicologico. È un libro che ho letto veramente tutto d'un fiato, sia perché sì, non ho avuto interruzioni, essendo un viaggio molto lungo in treno, non ho avuto interruzioni, e anche perché mi ha preso veramente tantissimo, non mi ha delusa per niente con questo libro, quindi sì, vi consiglio anche questo libro. Benissimo, per questo video è tutto, in quanto ho terminato i libri da mostrarvi e i libri che ho letto in questo mese. Ora sono già nel mese di agosto, quindi sì, ho già iniziato le mie letture di agosto. Vi ricordo di iscrivervi al canale cliccando qui sotto, c'è un tastino rosso dove c'è scritto iscriviti o subscribe, dipende che versione hai di YouTube. Io vi saluto, torno ad appiccicarmi al ventilatore perché sì, sto morendo di caldo. E nulla, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!